Ciao a tutte e a tutti, bentornati in un nuovo video. Questo sarà il primo video back to school del 2017. Non so ancora bene con precisione quanti video ho intenzione di fare, però non sarà soltanto questo. Questo in particolare sarà appunto il makeup look, più ho pensato di farvi vedere più o meno tre outfit che potessero andare bene. Poi naturalmente, insomma, ognuno se lo gestisce un po' come vuole. Però ecco, in linea di massima cominceremo con il trucco, naturalmente una cosa molto semplice, abbastanza veloce perché già ci alziamo presto, dobbiamo andare a scuola, insomma, non è che ci va proprio tanto, eh. Quindi diciamo che ho pensato a un look abbastanza versatile. Quindi iniziamo subito col makeup look, poi ci rivediamo per quanto riguarda gli outfit. Allora vi zoom su questa bella faccia, come vedete molto riposata, soprattutto zero. Iniziamo subito con i miei due step fondamentali, soprattutto appunto per un trucco che dobbiamo tenere su tutto il giorno, che sono il burro cacao, io utilizzo questo dell'Yves Rocher, e la crema viso, questa è l'Eteria di Neve Cosmetics. Vado entrambe ad applicarle prima, quindi magari dopo che mi sono lavata la faccia, prima di fare colazione, li applico e li lascio un po' agire. Ora vado ad applicare il primer, che è un altro step super fondamentale per far durare il trucco tutto il giorno o comunque più tempo possibile. Io utilizzo questo di Glossip, che sto adorando. Lo prelevo col dito e lo vado ad applicare nelle zone che comunque so che si vanno a lucidare prima. Nel mio caso è il mento, le alette del naso e il naso stesso. Tra l'altro, notare l'abbronzatura è super top. E quindi lo andiamo ad applicare. Poi naturalmente starà a voi decidere in quali punti metterlo a seconda della necessità. Una volta fatto questo, la pelle è quasi totalmente pronta al trucco, però come sapete io inizio sempre prima dagli occhi. Per quanto riguarda il trucco degli occhi, volevo fare due versioni, un trucco un po' più strong tra virgolette, magari per le ragazze un po' più grandi, e un altro per le ragazze un po' più piccoline. Cambieranno davvero pochissimi passaggi, però il trucco base rimane sempre lo stesso, quindi iniziamo. Inizio con il primer, ho deciso di applicare questo che è il Minor Sin di Urban Decay. Questa versione qua, che è leggermente metallizzata, contiene dei micro glitterini che andranno a dare allo sguardo un po' più di luminosità. E poi lo vado a sfumare. Fatto questo, passiamo al trucco degli occhi, quindi agli ombrettini. Io ho deciso di utilizzare la Good Vibes di Moolak Cosmetics. Non vi spaventate perché andremo a utilizzare soltanto i colori più chiari. E utilizzo proprio come primo colore su tutta la palpebra questo, che è il numero 41, si chiama Snuggly. Con un pennello di sfumatura prendo lo stesso colore e lo vado a sfumare leggermente nella piega. Non salgo troppo perché voglio comunque mantenere sempre un look fresco e delicato. Naturalmente poi questa è la mia interpretazione, io ci tengo sempre a dirlo, quindi voi poi sulla base dell'idea che vi do potete davvero fare qualsiasi cosa, togliere qualche prodotto, aggiungere qualche prodotto, spaziate con la fantasia. Fatto questo, adesso vado a prendere questo colore super luminoso con un pennellino a lingua di gatto e lo applico soltanto sulla palpebra mobile. Questo colore è il numero 40, Far Far Away. Lo applico soprattutto al centro della palpebra perché vedete quanto illumina lo sguardo. Ultimo step, prendo questo che è proprio il colore più chiaro di tutta la palette ed è il numero 47, Blur. Con un pennellino abbastanza preciso lo sfumo leggermente qui sotto l'arcata, così prepariamo anche la zona sopracciglio. Poi prendo una matita bianca, se avete l'occhio piccolino come il mio questo è un super consiglio, e l'applicate qua all'interno, in questo modo vi renderà l'occhio subito più grande. Questa che ho utilizzato è la Milk della NYX. E poi invece prelevo quest'altra Jumbo Eye Pencil, sempre di NYX, però nella colorazione Dark Brown, e la applico sotto leggermente alla matita bianca e poi la vado a sfumare per dare all'occhio un po' più di pienezza. Fatto questo, uso il piegaciglia, eccolo qui, su entrambi gli occhi. Prendete i vostri mascara preferiti, io utilizzo il Roller Lash di Benefit e questo qui di Bershka e li andiamo ad applicare. Poi
Poi prendo questo ombretto in stick di Kiko nella colorazione 7, che è un bellissimo dorato, e lo applico qui leggermente all'interno. Dopo andremo anche a ripassarci con l'illuminante, quindi questo gli darà una base bella luminosa. Con il ditino andiamo a sfumare leggermente. E una volta fatto questo, a grandi linee il trucco degli occhi per quanto riguarda le ragazze un po' più piccole o quelle che hanno la fortuna di avere le ciglia lunghe è finito. Cioè, potete fermarvi qua, naturalmente mancano sopracciglia e tutto il resto. Per invece quelle che vogliono usare un po' di più, andiamo a mettere anche l'eyeliner. Questo in particolare è lo Sketch Marker di Too Faced, colore nero. Potete anche utilizzarlo marrone, come più vi piace. Vado a fare una linea molto sottile, senza arrivare però qui all'interno, perché voglio mantenere questo look luminoso. Ok, così mi sento già più me stessa, non so voi, ma io senza eyeliner non ci so stare. Preferisco sempre un po' i look più definiti, però mi rendo conto che magari c'è gente che non lo vuole utilizzare. Ora continuiamo con il resto del viso. So che alcune preferiranno utilizzare il fondotinta, c'è chi non lo usa, chi usa BB cream o chi soltanto il correttore, come vi farò vedere io. Però prima di tutto, se avete qualche rossore, brufoletto, bollicina, lo andiamo a coprire con il correttore verde. Questo qui è di Wycon, la colorazione 106. Lo applico appunto su i brufoletti, quelli che hanno la base un po' più rossa. Non ne andiamo a mettere troppo perché altrimenti poi non si copre più. E poi con il dito lo andiamo a sfumare. Una volta coperti i rossori, andiamo invece a coprire le occhiaie, perché punto dolente di tutti. E io utilizzo il Boing di Benefit per coprire soprattutto l'alone scuro sotto l'occhio. Questo qui è il numero 2 ed è il Brightening Concealer, che appunto, come vedete, è un sottotono salmone, quindi è perfetto. Vado sempre con il dito perché dobbiamo essere pratici e veloci, e lo vado a picchiettare proprio soltanto sull'alone. Come vedete, copre, che è una meraviglia. E fatto questo, adesso passiamo ai fondotinta o appunto correttori. Per quanto riguarda il fondotinta, io oggi non lo vado ad utilizzare, però vi straconsiglio questo qui se volete provarlo, utilizzarlo, che è il Fit Me della Maybelline. Un fondotinta super coprente ma nello stesso tempo molto leggero ed anche economico. Quello che utilizzo io solitamente è la colorazione 110, come vedete è tipo fantasmino. Lo adoro follemente, però non lo andrò a mettere perché voglio farvi vedere un'opzione un po' più fresca e anche più veloce con i correttori, quindi come faccio un po' ultimamente. Ne prendo due, uno più illuminante, che è questo qui della LA Girl, il Pro Concealer, colorazione Porcelain, e invece utilizzo come base questo qui di Glossip. Vado appunto a delineare, a coprire i correttori che abbiamo messo precedentemente, mentre con quest'altro, che nel mio caso è un po' più chiaro e illuminante, lo andrò ad applicare maggiormente qui sotto gli occhi, sul mento, e qui faccio proprio due lineette. Ed ora la mia parte preferita. Vado a sfumare con la Beauty Blender, però prima la bagno con questo fissante di Urban Decay. Lo spruzzo proprio sulla spugnetta e, oltre appunto ad aiutarmi a sfumare, aiuta anche a fissare bene. Sfumato tutto per bene, vado a fissare con la solita cipria. Questa qui è la Transparent 001 della Rimmel, la Stay Matte. Se non avete invece bisogno della cipria, poi passiamo direttamente allo step successivo. Prima di continuare con la base, finiamo le sopracciglia perché altrimenti non riesco a vedermi così. Per fare più velocemente la mattina, io vi consiglio di utilizzare la matita. Questa in particolare è l'Eyebrow Sculpt di Kiko, colore 01. Io la utilizzo sempre, mi ci trovo benissimo. Una volta fatte le sopracciglia, io vi consiglio sempre di fissarle con un gel. Questo qui è colorato di NYX. Ora prendo la mia solita palettona di Mulac e vado a fare un leggero contouring con la solita terra. Questa qui è Ipno. Come blush uso questo qui di MAC, che è il colore Blush Baby. Ed ora finalmente step illuminante. Se non volete utilizzarlo posso capirvi, ma vi posso assicurare che accecare i vostri compagni di classe sarà la vostra nuova frontiera quest'anno. Questa volta ne vado ad applicare uno
abbastanza leggerino, dai, ed è uno delle nuove uscite di Mesauda. Questo qui è Light and Bronze colore Platinum. Lo vado ad applicare sia appunto sugli zigomi, leggermente la punta del naso, proprio sporcando dell'arco sopra le labbra, e poi con un pennellino un po' più preciso lo applico sia qui all'interno dell'angolo dell'occhio, come vi avevo detto prima, e sia un po' qua sotto. Naturalmente, ripeto, se non volete metterne così tanto, mettetene o solo qui, insomma, decidete. Questo qui tra l'altro è bellissimo. Ultimo step, labbra, ed ho due proposte, sempre sul nude, anche qui se vi va poi spaziate, altrimenti rimaniamo sulle mie proposte. Uno è un po' più nude sul carne, uno un po' più nude sul rosato. Questo qui infatti è un Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla, colore Fetish Move, che secondo me col colore che abbiamo messo sugli occhi sta da Dio. Oppure abbiamo i My Birthday Sweet Le Velvet Ink di Mulac. Io vado ad applicare questo qui. Ultimo tocco, lo spray fissante di prima, lo andiamo a spruzzare all over the face. Quindi questo è il look finito, come vedete è super luminoso, senza parlare o spiegare come ho fatto io adesso, naturalmente ci si mette molto molto di meno, e soprattutto è fresco, non lo sentite troppo pesante sulla pelle, cosa importantissima, e mi piace da morire. Spero sia piaciuto anche a voi. Detto questo, adesso vi lascio ai tre look che ho pensato per la scuola e spero vi piacciono anche quelli. Allora, eccoci qua, questo è il primo look, naturalmente pensati sul mio stile, poi voi potete fare come più vi piace. Questo qui è il più semplice, camicia oversize, cintura, collana e jeans neri, e poi potete abbinarli a uno stivaletto, io ho deciso di mettere questi ad esempio, e poi lo zainetto che più vi piace, io vado sempre sul nero. Gran parte dei capi li trovate taggati sul mio account 21 Buttons, mentre come secondo outfit ho pensato una cosa un po' più stilosa, andiamo di grado in grado. Questo giacchettino con i cutout sulle spalle, color khaki, maglioncino nero non troppo pesante, sempre la solita collanina, e i jeggings neri. Come scarpe ho pensato a tre opzioni: Converse nere alte, Converse basse borchiate bianche e le Warage nere. Il terzo look è proprio quello più stiloso di tutti, quindi se ve la sentite lo potete utilizzare, ed è anche un po' più pesante, come vedete ho messo questo maglioncino color senape, solita collanina, gonna a vita alta con queste frange troppo belle. Come scarpe ho le solite Converse nere alte o altrimenti lo scarponcino, questo qua Dr. Martens. Detto questo, spero gli outfit e il make-up che vi ho mostrato vi siano piaciuti. Se è così, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi, mi raccomando. Io vi mando un grosso bacio, buon inizio scolastico e divertitevi, mi raccomando.